Ora finiamo la puntata e l'anno con un servizio riguardo le motociclette nel nostro angolino delle moto e questa volta Aurora Bobone ci racconta le novità della BMW K1600B. Vediamo il servizio. Con la presentazione dello studio Concept 101 al concorso d'eleganza Villa d'Este nella primavera del 2015, BMW Motorrad ha scritto un affascinante nuovo capitolo della storia delle BMW Motorrad Concept Bikes. Adesso, sotto forma di una motocicletta di serie, debutta la realizzazione dell'interpretazione BMW Motorrad, della guida sulle highway senza fine, del sogno di libertà, indipendenza e dell'espressione del Grand American Touring, la nuova K1600B. Nella sua qualità di esclusiva e potente motocicletta, dalla forte carica emotiva, la nuova K1600B, equipaggiata con il conosciuto motore 6 cilindri in linea della maestosa potenza di 160 cavalli, simbolizza analogamente allo studio Concept 101 il motto The Spirit of the Open Road. La K1600B è un sinonimo di eleganza, di forza e di lusso su due ruote e trasforma ogni strada, ogni uscita e ogni momento in un'esperienza particolarmente intensa. A livello di linguaggio formale, la nuova K1600B, verniciata completamente in nero, Black Storm metallizzato, nero per i componenti della ciclistica e la catena cinematica, esprime la sua personalità nelle vesti di una bugger, dunque nella livrea di un esclusivo custom bike, come si incontrano soprattutto negli Stati Uniti. Le caratteristiche delle bugger sono la silhouette a goccia, il cui punto più alto è la carena anteriore, la linea slanciata che scende verso la coda e le valigie laterali montate basse, con le unità delle luci posteriori integrate, così da essere parte dello streamlining nel più autentico stile statunitense. Nuovi terminali di scarico cromati, orientati parallelamente alla strada, si integrano molto organicamente nella linea di design della bugger. La nuova K1600B, che a livello tecnico si basa sulla moto da turismo a 6 cilindri BMW K1600 GT, si distingue per un andamento delle linee spettacolare, che scendono verso il posteriore lungo la sezione della coda completamente ridisegnata. La bugger non si presenta così solo particolarmente bassa e slanciata, ma grazie al nuovo telaio posteriore offre anche un'altezza di seduta del passeggero nettamente più bassa. Così finiamo la puntata numero 40 del 2017, l'ultima di quest'anno. Noi vi ringraziamo per averci seguito durante tutte queste 40 puntate dell'anno 2017. Vi diamo appuntamento al mese di febbraio e vi auguriamo di cuore un buon Natale e un felice anno 2018. Grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento a febbraio.